un calcio, poi un pugno e Bianca barcolla sotto l'occhio di una videocamera. Lei è canadese, ha 32 anni ed è a Firenze per lavoro. La incontriamo nell'ufficio del suo avvocato. Non ho dormito per 4 giorni, sì, veramente. Suona il campanello di casa e io tremo. Lui è un tassista di 52 anni. Chiedo scusa per la mia reazione sicuramente eccessiva, perché le donne non si picchiano, ma a prescindere non si picchia nessuno. Non ci sono scuse. Quell'uomo è un mostro. Solo un mostro può fare quello che ha fatto. La lite scoppia all'1:30 di notte di giovedì scorso nella centralissima piazza Santa Trinità per il tassametro che già all'arrivo segna 10 euro. E ha detto: perché 10 euro e 10? E gli ho spiegato, non mi ha fatto finire, che lei mi ha detto: fucking idiot, stupido idiota. Ho preso il telefono, ho chiamato la polizia. Quando mi sono rigirato ho visto la signora che se ne stava andando via. Lei si è girata e mi ha sputato in piena faccia, colpendomi anche in bocca. Finisce male, urla, insulti e una corsa in ospedale. Sono 15 giorni di prognosi. Bianca posta i lividi e la sua rabbia. Si può chiudere questa vicenda con un risarcimento o volete una pena esemplare? Allora, qui non si tratta di risarcimento, non si tratta di soldi. La ragazza l'ha chiarito bene, quello che è il danno psicologico, reso ancora più grave dalle modalità e il contesto. Intanto il video fa il giro del web e atterra sulla scrivania del sindaco Nardella, licenza sospesa. I provvedimenti dovranno arrivare in seguito all'accertamento di fatti, così come si sono svolti nella totalità, non in base a un frammento e a una registrazione che riguarda 10 secondi rispetto a una dinamica di 10 minuti o un quarto d'ora.